parte qua dove Continuiamo siamo la adesso, passeggiata per quindi Bergen, dopo il un tour 44 panoramico. queste case sono state ricostruite. E sono state ricostruite appunto in modo diciamo moderno. Allora, adesso alla vostra sinistra vedete questa chiesa bianca. Allora, in questa chiesa è stato battezzato Edvard Grieg. Edvard Grieg era il musicista Musicista. e il violinista e il pianista, scusate, molto famoso qua in Bergen, anche in tutta l'Europa. Allora, è nato proprio a Bergen. Aveva un personaggio molto interessante. Lui aveva, cioè era un uomo molto piccolo, aveva soltanto 152 centimetri di altezza. E Basso. anche la sua moglie Nina, anche lei era una musicista, una cantante, era proprio della stessa altezza. Quindi alcuni dicono che quando si vedeva questa coppia insieme a passeggiare per le strade di Bergen, cioè loro sembravano tipo una coppia di due troll. Due nani. Allora, adesso ci fermiamo qua un attimino perché da questo posto potete andare più grande in Norvegia. Magari adesso da come la vedete non sembra, però vi giuro lo è. Sì. 260.000. Cos'è quello? Allora, questo è un bar. Ah, no, questa. Ah, questa c'è. Ah. Boh. Sinceramente non lo so. Non ci sono mai stata in questo posto, sinceramente. Il teatro funziona sempre? Sì, 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 sì. di sera. And we go up to Johannes Kirk. Johannes Kirk. I don't know if we have time to stop there. It says just pass Yeah, slowly. we C'è just anche let us pass, compagnia yeah. internazionale di It's teatro. difficult to drive up to Johannes Kirk, but we can drive up to university because they're always closed at night. Okay, But so this is the Paolina. university museum Sì. of zoology. Yeah, just let's pass the way they can see it. So maybe let's not stop there, let's stop at first class and Just just take pass. this small. Yeah, just slowly, yeah. Perfect. Scusi, No, avevo chiedeva. dicevo, c'è anche compagnie internazionali di teatro o Sì, solo locali? no, mi sa che c'è Sì? anche quella internazionale, sì. Questo è il teatro di Bergen, datato 1850, sì, 1850. Ah, 1850. eccolo. Allora, quindi adesso siamo però Veduta una cosa sinceramente. di Bergen. Di fronte un monte più alto, 600 metri. Qua abbiamo quasi 300 fantastici giorni di pioggia, Ah. quindi oggi siete veramente, Oggi siamo veramente fortunati. fortunati. Poi i locali qua a Bergen dicono che non c'è una cosa come il maltempo, ci sono soltanto i vestiti che sono stati scelti male. Quindi bisogna praticamente vestirsi bene e poi praticamente uscire di casa e vivere. Perché altrimenti se uno non fa così, cioè sta a casa non fa niente. Perché veramente piove molto molto spesso qua. Ah.
Allora, adesso se guardate alla vostra destra vedete questo quartiere con tutte queste case bianche, bellissime, piccole, tutte di legno. Allora, qua c'è anche una, c'è la strada più corta in tutta la Bergen, ha soltanto 2 metri di lunghezza. Cioè, come vedete tutto è fatto di legno, perché infatti a Bergen storicamente tutte le case erano costruite di legno. C'è la neve. Perché il legno cioè è proprio il materiale più ricercato qua a Bergen, nel senso che ovviamente ci sono tante foreste, tanti boschi, quindi si trova facilmente. Poi per questo la città cioè nel corso della sua storia ha avuto tanti incendi, quindi questo era anche un problema molto molto grave qua a Bergen. Allora, adesso alla vostra destra c'è l'acquario di Bergen, quindi c'è un posto molto molto importante per tutti i locali, anche per tutti i turisti. Poi ogni weekend tutte le famiglie vengono qua a visitare i loro animali preferiti. Ah. Ci sono anche i pinguini, quindi non possiamo vederlo. No, purtroppo no. Ma se ci andiamo oggi? Allora, poi quando avete il tempo libero, ovviamente si può entrare in questo acquario. Cioè, adesso non mi ricordo quanto costa il biglietto, mi sa che circa 150 oppure anche 200 corone per persona. Ah. Cioè, quindi non è molto molto economico, diciamo. Comunque sì, vale la pena vedere questo acquario, perché è molto molto bello dentro, e sì, ci sono anche i pinguini, quindi se c'è uno che è interessato in animali può anche tornare qua in pomeriggio. Come ci si arriva qui? Praticamente si può anche arrivare a piedi, perché non è tanto lontano. Cioè, perché noi facciamo questo tour in pullman, però c'è il pullman in pratica pubblico. Si può fare anche bus, sì. si può fare anche a piedi. Taxi, no. Come? Taxi. Pure costa taxi. Taxi. Guarda, questo è una distanza molto molto corta. È corta. Siamo in 4. Quindi non ho capito. Che bello, sembra Grinzing a Londra. Molto verde. Sì. Allora, se vado con la carta funziona. Ah, con la carta costa? Roma è proprio, diciamo, esatto, a Sette Colli, e qua abbiamo 7 montagne che circondano Bergen. Cioè, anche secondo me questa paragone è abbastanza esagerata, cioè sono le due città molto molto diverse ovviamente, quindi assolutamente non da paragonare. C'è 300 giorni di sole. Roma è antica, poi qui infatti. Bergen che non è molto antica, non c'ha un centro storico. È stata fondata nel 1070. 1070. Sì, ovvio, cioè questo paragone è abbastanza esagerata, cioè la funzione della funicolare. Sì, quel castello laggiù cos'è? Quello lì? Quello di cui ho parlato prima, di questo palazzo dove c'è stato organizzato questo matrimonio nel 1261. Ah, non l'ho sentito prima. Matrimonio? Il matrimonio del figlio del re Magnus della Norvegia con la della Danimarca, Ingeborg. E adesso che cosa c'è dentro? Adesso ci sono tipo le feste nazionali, c'è cioè le conferenze. È un'aula congressi. Sì. Quindi a che ora parte la nave? Allora, questo non glielo so dire. Cioè, alle 6. Alle 6, quindi alle 5 bisogna. Questo si chiama. E cosa? Ah, sì, tavolini. Qua faremo fra poco una passeggiata. Briggen. Quindi vi spiego. Con questo più? Ok. And will you
you stay here or? Bricken has. No, you have to stay. Yeah, but, oggi 16 di luglio, la nave 7 di mattina è sbarcata ad Oslo, che andremo a visitare nella mattinata. La giornata è splendida. Dalla nave lo sbarco ad Oslo. Ah, lo sai te? Lago più profondo del forse mondo? Abbiamo capito mondo o d'Europa? Non abbiamo capito. Va bene, guarda, riprendiamo un po' di laghetto. Vai, procedi. Ciao Marghi. Oh. Ciao Francesca, eccoti. Pulcino Pio. Siamo sul faro del sud della Norvegia e oggi compie 100 anni dalla sua accensione. In fondo non si può intravedere, ma c'è la costa della Danimarca. C'è un vento pazzesco. Giro di tutto, questo è il faro, a 360 gradi. Sei su Facebook? Fine dell'Ottocento, proprio per la minoranza svedese che viveva qui a Copenaghen, ancora in uso oggi, molto popolare, proprio tanti svedesi vengono a sposarsi qui per evitare di pagare troppo, di pagare eccessivamente l'alcol. Dovete sapere che in Svezia le tasse sull'alcol sono molto alte, qui in Danimarca un po' meno, quindi è molto popolare anche per quel motivo. Di nuovo alla vostra sinistra in questo momento potete vedere le case del quartiere di Nyboder, un altro dei progetti di Cristiano IV che fece costruire sempre a metà del 600 questo quartiere affinché i soldati e i marinai della sua marina militare e le loro famiglie avessero un posto in cui vivere. Piccola curiosità, le strade all'interno di Nyboder hanno tutte nomi di spezie o di animali. Y ahora lo que vemos aquí a la izquierda son las casitas de Nyboder, forman parte de la antigua, bueno, lo que se llamaba la antigua zona residencial de Nyboder. Fueron unas casas construidas por Cristian IV, otra vez, protagonista, va a ser protagonista durante el día de hoy. Básicamente los edificios que vemos, la mayoría, han sido construidos por él. Es uno de los reyes que construyó más aquí en la ciudad de Copenhague. Estas casas eran para la marina danesa y para el ejército también. Y normalmente la fachada era, en los tejados eran rojos y la fachada en color blanco, representando la bandera danesa. Curiosidad para que os quedéis con ello, la bandera danesa, no sé si la tenéis en mente ahora mismo, si la habéis visto, la verdad es que está normalmente en casi todos lados. Es un fondo rojo con una cruz blanca. Y es la bandera nacional más antigua del mundo. De hecho, la leyenda la data del 1219, cuando los daneses estaban en una batalla en Estonia, y cuando la bandera esta cayó del cielo, se
convirtió en el símbolo nacional. Aquí davanti la statua della Sirenetta. Secondo la storia originale. Il, come dire, il lato positivo, Hans Christian Andersen era una persona molto religiosa, molto profondamente credente, e che appunto secondo nella favola la Sirenetta così facendo però acquista un'anima immortale. Prima aveva la vita eterna essendo una sirena, ma non aveva un'anima immortale. Cioè adesso muore, ma acquista un'anima immortale, quindi la possibilità poi di andare in paradiso. C'è in realtà una triste, diciamo, storia di amore non corrisposto anche dietro proprio la storia della statua della piccola sirenetta. Perché? Allora, la persona che ebbe l'idea di commissionare la statua appunto all'inizio del Novecento era Carl Jacobsen, il proprietario delle birrerie Carlsberg. Carl Jacobsen era un appassionato di arte, un patrono delle arti. Durante il corso della sua vita donò molte opere d'arte alla città di Copenaghen. Un giorno vide una ballerina, Ellen Price, la prima ballerina del teatro reale danese, interpretare proprio la parte della piccola sirenetta durante un balletto. La storia dice che Carl Jacobsen nel vederla si innamorò perdutamente di Ellen Price, quindi ebbe l'idea di commissionare questa statua e voleva che Ellen Price facesse da modella per la statua. Ma a quanto pare Ellen Price non era della stessa idea. Si pensa che credesse che il povero Carl Jacobsen fosse soltanto un viscido che cercava di usare la scusa della statua per vederla nuda. Quindi rifiutò e disse che non voleva partecipare in alcun modo al progetto. Ovviamente Carl Jacobsen era disperato, fu lì per abbandonare il progetto, ma a quel punto ci si mise di mezzo lo scultore a cui Jacobsen aveva commissionato la statua, Edvard Eriksen, che ebbe una brillante idea. Chiese a sua moglie, alla sua stessa moglie, di poter fare da modella per il corpo della statua, ma senza il viso di Ellen Price, mantenne le fattezze di Ellen Price per il viso. Quindi fondamentalmente la piccola sirenetta è l'unica statua al mondo che ha avuto bisogno di due modelle. Una lunga preparazione, a volte anche di 2 settimane. Questa è la sala dei banchetti. Quando poi gli ospiti hanno finito, si ritirano in una sala, la cosiddetta sala rossa, che purtroppo non potremmo vedere perché è chiusa per stati. Di che cosa sono fatti questi ragazzi? Chiusa per restauro, si bevono qualcosa, mentre tutti i valletti e i maggiordomi spareggiano e in 20 minuti smontano tutto quello che è stato fatto in 2 settimane, pensate. Pensate alla quantità ovviamente di personale che una cosa simile richiede. Perché? Arriviamo. Perché dopo si balla. La regina Margherita è una grande appassionata di danze tradizionali. Quindi i balli dopo i banchetti tango, sono valzer. Assolutamente un must, sono proprio balli tradizionali danesi. Si richiamano al Medioevo. Un po' folcloristici. Sì, come non lo so, gighe. Sì, la quadriglia. Bravissima, la quadriglia, esatto. La regina è molto appassionata di questi, balli, ovviamente. Tutta la sala è decorata dagli arazzi di Bjørn Noga. In che? Bjørn Noga. Tutti questi arazzi che vedete ovviamente sono moderni, potete vedere che sono di fattura moderna. Sì. E sono stati realizzati da Bjørn Norgaard, che nel 2000 li ha donati, li ha realizzati proprio per la regina. Sì, ma il materiale? Sono tessuto. Tessuto, lana, infatti. Sono proprio arazzi. Infatti, secondo la tecnica antica, soltanto ovviamente in stile moderno e contemporaneo. Nel 2000, come dicevo, Norgaard donò tutti questi arazzi alla regina, alla famiglia reale, e gli arazzi rappresentano 1000 anni di storia danese. Mai visto, sono unici, veramente, come stile. Sì, esatto. Ora, Bjørn Norgaard è un artista un po' controverso. Sembra un po' naif. Non proprio naif. Un misto, sì.